Ancora nulla di concreto per la riapertura del ponte Margherita di Dragoni, se non i segni forti e chiari della protesta da parte della gente stanca che in alcuni casi ha anche forzato il blocco per transitare sul ponte con macchine sia pure utilitarie contro ogni regola, così come si vede dalle immagini. Per questo stamattina è anche scattata una denuncia da parte della provincia. Si lavora dunque per la riapertura del ponte, facendo però i conti con il muro di gomma della burocrazia e anche, in certi casi, con lo scarso interesse politico ai danni dei cittadini e dei piccoli imprenditori, alcuni dei quali sono letteralmente alla canna del gas. Noi abbiamo sentito il sindaco di Dragoni, Silvio Lavornia, nonché consigliere provinciale, per fare il punto della situazione. Allora, Silvio Lavornia, vorremmo ritornare sul problema della chiusura del ponte Margherita. Innanzitutto, come stanno le cose al momento? Al momento la situazione fisica del ponte è negativa, soprattutto perché continuano a passare, nonostante la chiusura, e continuano ignoti a spostare i gersi che vi sono e la segnaletica stradale. Tanto è che la guardia provinciale responsabile del tratto stradale riguardante il ponte Margherita mi ha portato questa mattina una denuncia che ha fatto ai carabinieri per questo problema che sta diventando veramente, insomma, increscioso. Nonostante i carabinieri intervengano continuamente e continuano a comminare contravvenzioni, la gente non ha capito che non si può passare, anche perché noi, lo ripeto, insieme all'assessore Giaquinto, che è l'unico interlocutore che io ho in provincia, in quanto i funzionari continuano a tergiversare, continuano ad essere impegnati, continuano a non rispondere al problema che attanaglia un'intera comunità. Siccome noi abbiamo preso degli impegni, noi stamattina alle 10:30 con l'assessore Giaquinto e con tecnici della regione e funzionari della stessa, insieme ad un tecnico responsabile della provincia, avevamo un appuntamento per verificare lo stato dei fatti e un dirigente ha parlato con l'assessore Giaquinto e ha promesso che dopo questo ulteriore ed ultimo sopralluogo avrebbe provveduto ad emettere il decreto per 700.000 euro che ci consentono di aprire il ponte in via provvisoria e quindi consentono al presidente di Costanzo di emettere un ulteriore decreto per poter avviare i lavori. Secondo lei quali sono i tempi? Perché la gente è questo che vuole sapere. Non dovrebbero essere cambiati rispetto all'impegno che noi abbiamo preso, cioè dicembre di quest'anno dovremmo avere la soluzione temporanea, perché già posso garantire che gli 8 milioni sono stati assegnati a questo ponte ed è stato firmato, come già abbiamo dichiarato nel passato, è stata siglata una convenzione con il presidente Renzi e il presidente De Luca per gli 8 milioni che serviranno a ricostruire il nuovo ponte. Ecco, ma vuol dire al momento che cosa si può fare subito? Quella sua prima soluzione che lei parlava? L'abbiamo dovuta abbandonare perché i tecnici della commissione, i tecnici del tavolo tecnico scientifico non hanno ritenuto opportuno riaprire nemmeno a una corsia, perché il ponte non regge secondo la norma. Io ritengo che il fatto sia più normativo che tecnico, perché in effetti quando è subentrata la legge sulla sismicità, naturalmente non ha tutti i requisiti questo ponte per essere antisismico, ma del resto anche palazzi di 50 anni fa, ulteriori strade non hanno queste caratteristiche positive, per cui i tecnici non se la sono sentiti di firmare.
e hanno imposto almeno l'alleggerimento del ponte, con lunga relazione che io già ho dato pure nei mesi scorsi anche ai giornali e a tutti quanti. Per cui la situazione attuale è che aspettiamo di avere il decreto, ma ripeto, dovrebbe essere questione di giorni. Appena avuto il decreto sicuramente si procederà al ripristino del ponte. Mi rammarica una cosa e lo dico con grande amarezza: la macchina amministrativa non è che funzioni bene. Mi sono sentito proprio 10 minuti fa con l'assessore Giaquinto, col quale ci incontreremo nuovamente domani, e andremo dal presidente per prendere provvedimenti, anche severi se necessari, perché la politica purtroppo ha bisogno dei funzionari. I funzionari sono pochi, i funzionari forse saranno sfiduciati, i funzionari, non tutti naturalmente, non rispondono alle nostre esigenze di carattere politico, ma di carattere pratico, insomma.